Effettivamente ha ragione Bonucci. In teoria questo tipo di cose nel calcio non bisognerebbe mai farle, in parte perché sono professionisti e di conseguenza vanno dove o prendono più soldi o hanno più opportunità. Però effettivamente con Padoin la cosa è un po' diversa. E onestamente non si sa perché. Sicuramente non per le sue qualità, perché effettivamente se guardiamo la rosa è uno dei giocatori con meno qualità. Però c'è da sempre stato quel qualcosa che ha legato Padoin ai tifosi della Juventus, che secondo me è la sua umanità e il suo essere uomo prima che essere giocatore. Una persona fantastica, come ha detto anche Bonucci, un giocatore che nonostante tutto mai una parola fuori posto, sempre il primo ad arrivare a Vinovo prima di fare un allenamento, il primo a non saltar mai nessun allenamento, e ciò lo ha reso semplicemente Padoin. Un giocatore che è vero, come abbiamo appena detto, non è sicuramente un Marchisio, un Pirlo, però è un giocatore che quando entra in campo dà il massimo e non c'è cazzo che tenga. Se lui può fare una cosa, la fa. Gioca, dà tutto, dà quello che dovrebbero far tutti. E infatti magari è proprio questo qui uno dei motivi grazie al quale Padoin è così legato alla Juventus e ai tifosi della Juventus. Per il semplice motivo che è umile, sa che magari rispetto ad altri è un po' più scarsino, però nonostante ciò lui lo sa, lo accetta e quando viene tirato in causa lo fa sempre con una grandissima umiltà e quello che fa lo fa sempre bene. Gli chiedi di fare il terzino, fa il terzino, gli chiedi di fare il centrocampista, fa il centrocampista. E sul fatto dell'umiltà possiamo avere la conferma dalla lettera che ha lasciato grazie al profilo Instagram della moglie dove dice che nonostante le mie qualità mediocri per il livello Juventus, per carità, magari a livello di tecnica, è vero, a volte è stato anche discusso parecchie volte il fatto che uno come Padoin sia la Juventus, però a livello umano è completamente da Juventus, un signore, ragazzi, Padoin. Sei Padoin. I vostri complimenti mi fanno provare sinceramente un po' di vergogna perché penso di non meritarmeli. Come fai a non amarlo? È un uomo immenso e questo qui è quello che bisogna veramente apprezzare. Poi ovvio, dopo se uno ha i piedi un po' scabrosi, può stare un pochino sulle palle al momento che comunque non è il suo caso. Però quando uno è come Padoin, va solamente ringraziato e bisogna ringraziare che fino a ieri c'era nello spogliatoio uno come Padoin, perché molto spesso sono proprio i giocatori come lui a tenere compatto uno spogliatoio. Padoin, dopo 5 anni, 10 trofei, va al Cagliari, anche giustamente, perché comincia ad avere una certa età e magari al Cagliari può avere più minutaggio rispetto a quello che ha avuto la Juventus, e a me e a noi non ci rimane nient'altro che dire in bocca al lupo e grazie di tutto.